tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda i finiti del periodo. Lo sto facendo adesso perché ho smaltito un bel po' di prodotti e quindi ve li volevo far vedere prima di cestinarli, perché sinceramente devo buttare tutto perché ho ottenuto troppe scatole, troppe cose in giro, quindi mi serve tantissimo sistemare qui la postazione, oltre che fa caldo, quindi non so se sentite il ventilatore, quello piccolo, ma lo devo tenere perché fa troppo caldo. Allora, volevo farvi vedere quello che ho smaltito, dandovi anche delle specifiche e dirvi se mi è piaciuto o non mi è piaciuto il prodotto. Allora, mi indirizzerei su per giù per quanto riguarda i capelli. Ho utilizzato questo shampoo della Splendor. Io sono abituata al Neutro Roberts e devo dire che il Neutro Roberts è quello che mi piace di più in assoluto, sia come mi pulisce i capelli, sia come profumazione e tutto. Quindi questo sì, è buono, però ricomprerò sempre Neutro Roberts forever and ever. Quindi questo sì, è buono, però preferisco l'altro. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho utilizzato Ricci Senza Capricci quando avevo la permanente. Mi sono trovata bene, come maschera per i capelli è ottima, cioè crema per i capelli è ottima. L'ho utilizzata fino all'ultimo perché l'ho messa a testa in giù e ho preso tutto il prodotto. Mi sono trovata bene, specialmente chi ha capelli ricci, devo dire che è un ottimo prodotto, lo consiglio. Il prezzo, qualità prezzo è buono anche quello, quindi diciamo vale il costo. Io, se non mi sbaglio, l'ho presa sempre da acqua e sapone. Sono trovata bene, chi ha i capelli ricci lo può prendere benissimo. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli ricci, questa è una crema della Vital Care. Allora, di questa è una crema che ravviva il riccio. Sinceramente ho preferito l'altra, che è questa qui. Non è che mi piaceva tantissimo, era senza risciacquo e tutto. Queste le utilizzavo quando asciugavo leggermente i capelli, tipo tamponati o con la tovaglia, o io di solito gli davo un'asciugatina così col phon e poi mettevo la crema e poi gli davo l'asciugatura proprio quella precisa, giusta per i capelli ricci, con il diffusore e tutto. Non mi sono trovata benissimo, devo essere sincera. Questa non la consiglio assolutamente. Ha l'erogatore a differenza dell'altra. Infatti io cosa ho fatto? Quella l'ho travasata in questo e l'ho utilizzato. Però questo non lo riacquisterei se avessi di nuovo i capelli ricci. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli ricci, ho utilizzato questa dell'Elvive. Questa mi sono trovata bene. È senza risciacquo, districa e definizione perfetta, capelli ricci e secchi. Allora, io ho i capelli secchi perché facendo la colorazione ogni mese, per non dire ogni 15 giorni, i capelli ovviamente nelle punte sono secchissime, veramente hanno bisogno di olio in quantità. Per quanto riguarda invece i capelli ricci, utilizzando questo tipo di crema mi dava l'effetto voluto, nel senso di non avere le punte secchissime. E questo mi è piaciuto e, se non mi sbaglio, l'ha utilizzato anche mio figlio, perché mio figlio ha un riccio invece naturale. Comunque, questo ve lo consiglio, mi è piaciuto. Poi, quello che invece ho amato in assoluto è questo. Questa l'ho acquistata nella parrucchiera che, diciamo, dove ho fatto la permanente, ed è la terza bottiglia che ho utilizzato. Questa mi è piaciuta tantissimo, l'ho utilizzata fino alla fine e vale il prezzo, se non mi sbaglio era sulle 12 euro e sinceramente mi è durata tanto, avendo anche capelli ricci, cioè lavandoli spesso, a differenza degli altri. Questa mi è piaciuta molto di più, questa è quella che ho preferito di più in assoluto. La mettevo sui capelli, bello riccio, bello voluminoso, bello l'effetto, non era appiccicoso. Non mi appiccicava i capelli, non mi dava quell'effetto, sapete quando vi toccate i capelli e rimangono i capelli tipo, che so, attaccati, le mani attaccate ai capelli, no. Mi sono trovata benissimo e quindi questo, se avete capelli ricci, ve lo consiglio. Li vendono le parrucchiere, ma super giù 12 euro, e se li vedete anche su Amazon, lo stesso identico prezzo, non, né più e né meno.
Poi, sempre per i capelli ricci, cioè, no, sempre per i capelli ricci, sempre per quanto riguarda i capelli, ho utilizzato questo, che è la maschera, ed è la maschera triplo uso per capelli secchi, ed è della Fructis, della Garnier. Allora, questa qui io l'ho utilizzata prima di lavare i capelli. Allora, chi ha i capelli ricci, io ho visto tantissimi video su TikTok, su Instagram, comunque vari sui social, che chi ha i capelli ricci e ha difficoltà nel pettinarli e tutto, mettere la maschera nei capelli ovviamente asciutti, mettere la maschera, aspettare 10-15 minuti, io aspettavo anche 20 sinceramente. Dopodiché lavare i capelli normalmente. Io vi assicuro che i capelli erano, cioè li pettinavo, li districavo con una facilità che invece prima non avevo, perché avendo un capello colorato, avendo un capello trattato da permanente e tutto, quando li pettinavo avevo difficoltà a togliere tutti i nodi. Invece con questa qui, facendo un lavaggio, un prelavaggio dei capelli, mettendo questa maschera, io districavo i capelli con una facilità che soltanto con i capelli lisci potete fare. E questa è ottima, veramente ottima questa maschera. Mi sono trovata bene, questa è quella alla banana, non mi ricordo se ho utilizzato una volta quella alla papaya. Comunque, queste maschere sono ottime, ve le consiglio. Allora, parliamo di profumi. Sapete tutti che io di solito utilizzo sempre il mio Sophisticated della Iodema, ma nel periodo che sono stata sempre al centro Sicilia, quindi da Primark, ho visto svariati profumi. Ve ne faccio vedere alcuni con le scatoline, perché ho lasciato le scatoline, tipo queste, perché ho sentito i profumi, mi piacevano e quindi li ho voluti prendere. Ovviamente questi profumi hanno, sono delle equivalenze dei profumi originali, sono dei dupe, come li volete chiamare, li chiamate. Allora, io vi dico i nomi, poi se posso ve lo scriverò qui, ma se non riesco ve lo metterò giù nell'info box con il nome che vi sto dicendo più associato al nome dell'originale. Allora, questo è senza scatola, perché sarà che l'ho buttato, ed è Pink Jungle, ed è molto molto bello. Questi profumi persistono tantissimo. Mi piace tantissimo questo profumo, specialmente in estate, nelle magliettine di cotone. Questo ve lo posso assicurare. Molto bello. Mi ricorda l'infanzia, tipo le maestre, queste cose qua. Non so se voi avete tipo associato a questi profumi. Io ho persone tipo di... Sapete, le maestre sono quelle persone che tu vedi truccate bene, sistemate bene, con i vestiti, no? E quindi io lo associo a questo tipo di persona. Mi piace. Mi piace tantissimo, devo essere sincera. Allora, questi prodotti, questi profumi, erano tutti a 4,50 euro, se non mi sbaglio. Vediamo se c'è il prezzo. Sì, a 4,50 euro. Ma adesso non li trovo. Trovo quelli a 5 euro, che poi vi farò vedere perché li ho presi quasi tutti. E questi non ci sono più. Mi dispiace, perché sono profumi che ho utilizzato fino alla fine. Poi, sempre a 4,50 euro, vedete? 4,50 euro. Questo si chiama Love Noir ed è Eau de Toilette, sono 50 ml. Mi piacciono tutti, ovviamente, perché l'ho utilizzato. Non ce n'è stato forse uno che non mi è piaciuto. Questo è che io non li so specificare i profumi, sincera. Comunque, sono ottimi. Vi dirò ovviamente questo noir a che cosa significa, perché sennò ci perdiamo qui in tutto il video. Poi abbiamo Rose Gold, che è questo. Io se sento questo, bellissimo pure. Questo assomiglia a qualcosa di mia zia. Ma io parlo non profumi di nonna, profumi vecchi, che so che... Profumi di donna aristocratica, sapete, di quelle donne in carriera. Comunque, buonissimo anche questo. Ed è Rose Gold, come vi ho detto poco fa. E poi, per finire, questo qui, che è stato l'ultimo che ho utilizzato, ed è Midnight Haze. E questo mi hanno fatto i complimenti quando hanno sentito questo tipo di profumo. Questo è un po' più forte. Questo è un po' più forte.
Mi sono piaciuti tantissimo, la durata è stata ottima. Vi posso dire che li ho utilizzati tutti i giorni. Veramente ottimo profumo. Per 4,50 euro io ve li consiglio se li trovate, perché io adesso non li trovo più, trovo quelli a 5 euro. Però ok, pace amen, va bene lo stesso. Poi ho utilizzato queste salviettine. Queste sono le salviettine che io utilizzo quando li metto qui nella postazione. Vi faccio un esempio. Qui impostazione per pulire gli swatch, per pulire la mano, per pulire il piattino dove metto il fondotinta e tutto. Mi trovo bene, sono delle salviettine normalissime, utilizzabili tutti i giorni, quindi belle, diciamo. Io non mi strucco il viso con la salviettina. Poi l'altra che ho utilizzato è questo qui di Primark. Questo è il pacco dove ce ne sono due. 1,50 euro. Questo è il cocomero. Mi sono trovate bene, sono delle salviettine che vi ribadisco utilizzo soltanto per gli swatch o altro, oppure per definire un pochettino l'occhio così, però sono delle salviettine normalissime. Io vi consiglio di non struccarvi con le salviettine, o perlomeno se volete dare una prima passata salviettine e poi uno struccaggio di quelli buoni, potenti. Poi ho finito i quadrotti, questi qua. Quadrotti semplicissimi, servono per struccare. Cioè, non è che vi posso dire qualcosa di questo perché sono dei quadrotti semplicissimi, quindi non ho trovato chissà che cosa. Poi ho finito il burro corpo dell'Argan, Argan del Marocco, e questo è quello di Bottega Verde. Io avevo acquistato un paio di anni fa alcuni prodotti di Bottega Verde che erano scontati sul sito, e questo l'ho utilizzato tutto. Mi sono trovata benissimo, l'ho pulito, mi sono trovata benissimo. Il profumo era bello intenso, specialmente in estate quando avete fatto la doccia, che è andata a dormire, perché io mettendo la calza non posso mettere creme. Li posso mettere soltanto se devo andare a dormire, quindi se devo togliere la calza, perché sennò non riesco più a inserirla. Mi sono trovata bene, bello proprio l'effetto. In estate si sentiva quell'argan bello, bello forte, era molto molto buono. Poi ho finito questo qui della Maybelline, che è il solvente per unghie. Io lo utilizzo solo per quelli dei piedi, ovviamente facendo il gel. Lo utilizzo solo per i piedi. Mi sono trovata bene, li toglieva e specialmente mi piaceva il profumo. Mi piace tantissimo il profumo perché non è di alcol proprio forte, ma mi piace proprio il profumo. Mi sono trovata bene, sicuramente lo ricomprerò perché non ho solventi. Facendo il semi permanente, sì, facendo il gel non compro, diciamo, solventi, però mi serve per le unghie dei piedi. Poi uno struccante bifasico, questo qui Fior di Magnola, quello di l'Eurospin. Mi sono trovata benissimo, l'ho riacquistato altre volte e adesso l'ho finito, non lo riacquisto. Ovviamente questi prodotti non li riacquisto perché ne ho tantissimi da smaltire. Capitemi bene che devo smaltire un bel po' di cosucce che ho qui nella stanza make-up. Però mi sono trovata bene. Se vi piace, il prezzo è ottimo, l'Eurospin ce l'avete un po' tutti nei vari paesi, quindi un ottimo prodotto. Poi parliamo di questo mentre ci sono. Sì. Allora, questa è una crema, capito che una crema? È una crema viso Mirtilla ed è una crema della Saponaria. Adesso questa qui. E il boccettino è in vetro, ha 50 ml di prodotto, e io questa crema l'ho utilizzata tantissimo in inverno. L'avevo utilizzata all'inizio, poi utilizzando altre creme, altre cose, l'avevo accantonata. L'ho messa giù nel bagno perché ovviamente in questa postazione devo utilizzare sempre prodotti nuovi. Quindi quando devo accantonare qualcosa la scendo nel bagno, perché lì è sempre quella che faccio la skincare di sera e tutto. E quindi mi sono trovata bene, la dovevo finire perché è stata un'ottima crema. Il profumo era buono. Sì, il profumo era buono. L'unica cosa che mi dava fastidio di questa crema era che la prima erogazione che dovevo fare la dovevo cestinare, perché quando io facevo uscire il prodotto mi usciva come se fosse secco, quindi che c'era tipo, sapete, quella patina gialla, e quindi mi dava fastidio. Quindi premevo, lavavo le mani, oppure certe volte lo mettevo nel gabinetto e dicevo, ops, è uscito un pochettino di qualcosa.
Comunque lo mettevo tipo, lo spruzzavo diciamo nel gabinetto, facevo uscire quella pompatina piccolissima di crema e lo utilizzavo, perché mi dava fastidio quella cosa gelatinosa, mi dava fastidio, però è un'ottima crema, se vi piace la saponaria costava un bel po', sinceramente sulle 12 euro. Allora, poi ho finito un'altra boccettina del cleanser, brush cleanser di Kiko. Questo lo compro e lo ricompro in continuazione, sapete tutti che mi piace tantissimo, già ne ho in uso e quasi sta per finire l'altro. Se non mi sbaglio ne ho l'ultima boccettina intera messa nello sportellino delle scorte, anch'io ho lo sportellino delle scorte, mi trovo benissimo, lo utilizzo quando devo pulire i pennelli perché, vi spiego anche il perché giustamente, quando mi trucco, io spesso capita se mi trucco significa che devo uscire, quindi lascio tutto qui, sulla scrivania e me ne vado. Poi quando torno, cioè l'indomani che devo fare le pulizie, tolgo tutti i pennelli, tutte le spugnette, tutte le cose, quindi le spugnette di solito li lavo tutte le volte che li utilizzo, i pennelli invece li disinfetto con questo e li conservo, perché anche utilizzo i prodotti in polvere, se utilizzo prodotti in crema li lavo, ma se sicuramente avete già visto il video su TikTok, comunque mi trovo benissimo compratelo. Poi, prodotti per il lavaggio. Prodotti per il lavaggio. Allora, questi sono i prodotti, me ne hanno lasciati soltanto due perché sennò mi potevo riempire tutto. Allora, queste sono, vi dico proprio esattamente quello che c'è scritto, è un concentrato bagno alla lavanda, aspetta, lavanda, luppolo, e legno di sandalo. Questo è un concentrato per il bagno. Allora, io di solito cosa faccio? In inverno, quando mi devo fare il bagno, quindi mi devo rilassare, riempio la vasca, metto queste gocce, cioè apro la boccettina e ovviamente ogni colore cioè ogni flaconcino ha il suo colore, vedete qua, mi è rimasto qualcosa. Si vede? Sì. Qua dentro è rimasto qualcosa. Io di solito cosa faccio? Lo metto nella vasca da bagno. La vasca da bagno si colora o di verde, o di giallo, o di arancione, o di rosso. E mentre siete dentro la vasca, sentite questo odore di arancia, di lavanda, di limone. Ed è una sensazione bellissima perché vi rilassa tantissimo. Li ho utilizzati tutti. Questi sono quelli che ho preso nei calendari dell'avvento. Li ho quasi utilizzati tutti, quindi mi sono trovata benissimo. Infatti, già sto finendo quelli del calendario dell'anno scorso, però stanno per uscire i calendari, quindi non è un problema. Come ho utilizzato questi qui di al verde. Queste sincera, 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 sincera non mi sono piaciute un granché, sia per il profumo, sa di menta forte e non ne... Adesso sentirete Chloe. Mi è piaciuto tantissimo. Preferisco questi come aroma e tutto, però alla fine io li ho utilizzati nella stessa modalità, li metto nella vasca e faccio sì che fa la schiuma e tutto, perché sinceramente normali non mi sono piaciuti, però li posso utilizzare così. Così sì, in altra maniera no. Poi, questo è il cleanser della Fresh. Tutti amano questo prodotto, io sola non lo sopporto minimamente, cioè è una cosa che a me non piace. Non mi ha tolto niente, cioè niente assolutamente, nemmeno un make-up così semplice che ho fatto con la palettina di Kiko non toglieva niente, cioè io dovevo utilizzare altri prodotti. Io di solito utilizzo burro struccante, dopodiché utilizzo quello schiumogeno e poi lavo il viso. Nel senso tipo o con la saponetta o normalmente. Questo non mi è piaciuto per niente, ma io non ho trovato proprio l'efficacia di questo prodotto. Infatti tutti impazziscono per Fresh, a me non è piaciuto, sincera. Infatti forse l'altra boccettina o la regalo o la cestino direttamente. Poi devo cestinare queste due spugnette. Una è quella che ho trovato in un pacchetto della Lidl dove c'erano svariate spugnette. L'ho lavata, ultimamente l'ho lavata e non si tolgono le macchie. Io quando non si tolgono le macchie ho paura che ci sia tipo la muffa all'interno. E quindi preferisco, essendo che li utilizzo sul viso, preferisco non utilizzarle più. Quindi le cestino. E la stessa cosa, questa qui è quella di Shein. L'ho trovata dopo un lavaggio, così, non so se si vede.
con queste macchie verdi e sinceramente non riesco a utilizzarla. E sinceramente non riesco a utilizzarla perché non so se è muffa, non lo so, perché poi tagliandola ovviamente non la utilizzi, però per precauzione, visto che le spugnette non mi mancano, preferisco cestinarla, così sono sicura, perché se trovate la muffa, cioè io non la voglio nemmeno lontanamente sapere se c'è la muffa là dentro, quindi ho cercato di lavarla. Non si è tolta, l'ho messa sia nella lavatrice, dentro i sacchettini, avete presente dove lavate la biancheria intima, quei sacchettini, e non si è tolta la macchia. L'ho messa nel microonde con il detersivo dei piatti, come faccio spesso con tutte le spugnette, detersivo dei piatti e un pochettino di bicarbonato, l'ho messo con l'acqua ovviamente, l'ho messo dentro il microonde, tutte si sono pulite tranne quella, quindi significa che non è buona, quindi ciao, basta. Poi ho finito questo smalto della pupa, ovviamente l'ho messo nei piedi e poi ho cercato di fare delle decorazioni. Ho cercato di fare questo tipo di decorazioni perché mi sono accorta che togliendo l'adesivo che loro mettono si era rovinato tutto il tappeto. Siccome mi piaceva il fatto che c'è la faccina e tutto, e il tappeto era rovinato, proprio opaco, non mi piaceva, quindi l'ho tutto, gli ho utilizzato, diciamo, lo smalto perché già era un pochettino secchetto e quindi ho fatto questa decorazione. Io di norma gli smalti li finisco anche così, quindi. Poi ho finito due mascara sensazionali, questo non so quante volte l'ho comprato, l'ho ricomprato, comprato, ricomprato e quindi pace amen, adesso utilizzerò altri tipi di mascara. Questo è il mascara che mi piace di più in assoluto sulle mie ciglia, li volumizza bellissime, me li fa che è una meraviglia, mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho comprato un paio di volte, capite bene. E poi ho finito questo Lash Princess di Essence, anche questo a cono, anche questo a cono mi è piaciuto tanto, l'ho utilizzato fino all'ultimo. Adesso sembra che ce ne sia prodotto, però quando lo metto sulle ciglia diventano secche all'istante, quindi significa che il prodotto è già asciutto. Non utilizzo il Duraline anche se ce l'ho, ma perché ho, se non mi sbaglio, 30 mascara da utilizzare. La stessa identica cosa, questo ha sempre il cono, però vi ripeto, non metto il Duraline soltanto perché ho tantissime mascara da utilizzare, quindi mi sembra inutile mettere il prodotto questo. Poi vi faccio vedere due burri cacao che ho finito. Uno è questo qui di Mayani con l'unicorno ed era quello giallo in edizione limitata, vedete che l'ho anche scavato. Mi è piaciuto tantissimo, l'unica cosa che colora le labbra di un fucsia un po' qua, non lo riacquisterò assolutamente. Questo è quello di Huda Beauty, mi è piaciuto tantissimo, la profumazione è ottima, mi è piaciuta tanto da scavarlo ovviamente. Cioè io ho il burri cacao, sapete tutti che ho una passione sfrenata. Non lo riacquisto perché ce ne ho altri tre. E quindi no, questo non lo riacquisto perché veramente ne ho otti tre. Figuratevi che ho un cassetto dedicato ai puri cacao, quindi anche no. Poi ho finito 4 ovetti, qui ne vedete due perché gli altri, dove sono gli altri? Non me lo ricordo. Comunque, ho finito questi. Allora, l'altro era nero. Comunque, l'altro era azzurro di questo. E invece di questo ho quello alla menta sotto, ho finito quella alla mela e ho finito quella alla menta sempre. Sì, ne ho finiti tre di questi e due di questi, se non mi sbaglio. Ok. Differenza, ve la dico subito. Ottimo, non mi piace. Allora, primo. Non mi piace. Non mi piace la profumazione, è troppo forte. Non mi piace la stesura, assolutamente. Non è un sul labellino, per me fa letteralmente cagare. Scusate il francesismo. Non mi piace assolutamente. Vuole essere un'imitazione di questo? Ok, ci sta, va bene, ma non mi piace assolutamente. Non mi piace, non ve lo consiglio. Questo invece sì.
Questo bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, infatti c'ho in uso. Questi qui io li metto sul comodino perché anche esteticamente sono carini. Questo io lo metto la sera, pace amen. E questo è quello della EOS. Io ho finito questo qui rosa, ve lo ripeto, quello alla menta e quello alla mela. Adesso ce n'ho un altro che è il latte menta, tipo una cosa del genere. Questi mi sono piaciuti tantissimo, mi idratano bene le labbra, ho un'idratazione che mi dura fino all'indomani mattina e mi è piaciuto, valgono i soldi spesi. Poi, questo è un burro cacao, questo è il secondo perché l'altro l'ho finito, però non mi ricordo se l'ho salito. Comunque, sempre ovviamente vuoti anche all'interno. Questo è quello che ho trovato nel calendario dell'avvento, sempre di questa edizione, del Dresh Essence. Mi sono trovata bene, mi sono trovata bene con questo burro cacao, idrata bene le labbra, mi dà una protezione, mi è piaciuto tanto che l'altro uscito, questo è quello del calendario dell'anno scorso, quello del calendario di quest'anno, che sarebbe sempre l'anno scorso, però, giusto ragionarsi, credo di sì. Comunque, quello di 2 anni fa è questo qui, e quello dell'anno scorso già è finito, infatti doveva essere qua sopra, ma sarà ancora nella cesta del bagno, perché l'ho finito subito, mi sono trovata benissimo, ottimo come burro cacao. Poi, altri burro cacao veloci 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 veloci. Questo è l'Abrasan, sì, mi è piaciuto. Questo è il burro cacao di Labrasan, questa è la marca. Ok, Labrasan. Mi sono trovata bene, sì, ma preferisco il labello se devo utilizzare questo tipo di burro cacao. Ovviamente, se dovete utilizzare una protezione per le labbra, ve ne consiglierò un altro la prossima volta. Comunque, ottimo, ma non lo ricomprerò. I miei preferiti, questi qui del labello, profumazione spettacolare, anche questo. Sì, mi è piaciuto di più. I labello per me sono fantastici. Questi, non questo, questo. Mi sono piaciuti tantissimo. Di questi ne ho tantissimi e quindi li utilizzerò. Adesso vi dico il prodotto più bello in assoluto, proprio il must have, che quando ritornerà da Primark lo acquisterò a 4-5 confezioni, ed è il burro struccante di Primark. Questo è un burro struccante fantastico. Se vi dico che è fantastico, credetemi che è fantastico. Questo strucca la qualunque. Io ho messo il glitter di Nabla, ho messo sopra altri strassini, ho messo di tutto e di più con questo burro struccante. Allora, io di solito cosa faccio? La spugnetta, quella grande per lavare il viso, passo così, ovviamente umida, passo. E lo strofino sull'occhio, ovviamente poi la pulisco, oppure prendo una noce, la metto sul no, dorso della mano, e poi con il panno gli passo sopra e pulisco il viso, o me lo metto nelle mani, pulisco il viso. Ragazzi, cioè, è fantastico. Cioè, come questo non ce ne sono prodotti, credetemi, io l'ho utilizzato, non mi brucia gli occhi assolutamente e strucca la qualunque. Cioè, io mi sono trovata no bene di più, perché è un ottimo, ottimo prodotto, strucca la qualunque. Io, cioè, questo se lo trovo, ho mandato mio figlio, ho mandato la mia amica mentre era in Spagna, dappertutto era è introvabile, ma poi lo riportano. Ed è il Balm to Oil Cleanser, ed è fantastico, a me tolto tutto. Allora, per quanto riguarda il video dei finiti, è tutto. Ovviamente ditemi se avete utilizzato questi prodotti, come vi siete trovati, datemi dei feedback ovviamente nei commenti, così so se vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, quale prodotto mi consigliate di questi che vi ho fatto vedere. E niente, che dirvi di più? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!